Gli alpini dell'Aquila del gruppo Michele Iacobucci hanno trovato casa al Torrione in una sede messa a disposizione dell'ATER. La notizia vera è che questa sede sarà però un portierato di quartiere. Un servizio totalmente gratuito perché effettuato con lo spirito di volontariato della sezione aquilana dell'ANA. L'obiettivo è quello di venire incontro alle tante esigenze degli abitanti del quartiere, specie di quelli più anziani. Piccole riparazioni in casa, giardinaggio, il ritiro delle medicine in farmacia, un passaggio in auto per andare a fare la spesa dal dottore o semplicemente una compagnia per i tanti anziani del quartiere. Sarà insomma un punto di aggregazione, come ha spiegato il capogruppo Claudio Ianni. Le migliorie apportate alla sede sono state fatte a carico dagli alpini, ovviamente l'ATER poi scalcolerà. Un bel alzabandiera, un momento emozionante il taglio del nastro alla presenza delle delegazioni di Leonessa, Penne, Orsogna, Forlì e Vicenza. L'idea era quella di creare la possibilità di servizi al quartiere dove è allocata la nostra sede. Cioè parliamo di una sorta di portierato di quartiere, questa è l'idea che ha fatto nascere questa sede. Diciamo che ne abbiamo parlato con le istituzioni cittadine e abbiamo trovato nell'ATER dell'Aquila una particolare sensibilità al problema e che ci ha messo a disposizione questi locali, oltre che come sede sociale, anche per svolgere questa attività di servizio. Locali ripristinati dall'Associazione Nazionale Alpini, il gruppo Iacobucci dell'Aquila, in maniera egregia, su un computo metrico approvato dall'ATER e scalcolato sul canone di affitto. E in più un ulteriore servizio perché i locali possono essere aperti anche per le popolazioni anziane che vogliono ritrovarsi e socializzare, perché possano gli alpini stessi porre attenzione alle esigenze del quartiere, soprattutto alle persone che hanno bisogno di accompagnamento, alle persone che hanno bisogno di una particolare assistenza, e possono avere un rapporto più diretto anche con l'ATER per le funzioni e l'operatività che l'ATER deve avere all'interno del quartiere. Questo corrisponde proprio al messaggio cristiano, questa, la solidarietà, no? L'umanità, per cui io sono molto contento di aver potuto venire per benedire questa sede e quindi dare un riconoscimento a questi alpini che durante il terremoto sappiamo come si sono impegnati e quello che faranno a livello sociale e a livello umano, per cui do questa benedizione proprio come incoraggiamento e come forza, energia spirituale affinché possano continuare questa loro missione a favore di tutti.